Parte tutto da ieri sera, tipo, che cazzo è? Ma addormento tra una cosa e l'altra. Avevo mangiato un po' di McDonald's. Mi sento con Giammo, pure lui se stava a mangiare il Mac. Arriva il Mac, mangio. E il Mac comunque, cioè, è una cosa che è pesantuccia. Quindi mi prende l'abbiocco, ma addormento un'oretta. Mi sveglio, guardo un attimo giro per i meandri di Twitch. Non sapevo che cazzo fa. Giro, 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 che rigiro. Guardo nel frattempo se l'Atalanta stava a vincere o a perdere. Visto che stava a perde, ho goduto perché mi ero giocato una schedina, come detto ieri. A una certa, cazzeggiando, mi stavo a guardare tipo dei video stupidissimi su YouTube, di roba meme e quant'altro. Mi pocca lui il fagiolo. Mi pocca il fagiolo su TS. E allora gli faccio: Giammo, che vuoi fare? Una telefonata? E lui mi fa: guarda, che in realtà ho staccato. Allora gli faccio: come è staccato, Giammo? Fa sì, ho staccato. Stavo un po' così, c'ho mal di testa, qua e là, su e giù. Allora gli faccio: mi fa, te invece urli. Li cassa. Gli faccio: eh sì, ho fatto una cassetta pure ieri che mi ha vinto il Real Madrid e GG. Allora mi fa: via su Discord. Allora andiamo su Discord, ci chiamiamo con la webcam. Sembrava ritornati tipo, che cazzo ne so, Skype 2011, 2012. E mi fa vedere che vuole urlare una piccola cassetta. Fa un po' di giochi, un po' di cosette, fa un po' di ascensore, un po' su e giù. Alla fine stava in pari, fa: no, no, basta, basta, che poi mi conosco, così. Allora gli faccio: vabbè, Giammo, se vuoi ci penso io. Allora gli metto io lo schermo e inizio a fare un po' di... prima un po' di ruota. Poi mi butto sul codo, su una cosa lui strana che mi ha detto, tipo che non si capisce niente con le carte. Poi sì, andiamo su Top Card e lì tipo faccio a 1000 euro, cioè tipo faccio altri 500 euro e arrivo in K. Allora ritiro sti 800 euro e lascio altri 200 euro che boh, stasera dico c'è sta la Champions, ci stanno altre partite, roba del genere. E fino a qua tutto andava bene. Poi senza un motivo Gianmarco mi fa: prima se famo due partite a 8 ball, a 3 partite a 8 ball e vinco tutte e tre, cioè proprio lo distruggo. Poi mi fa: Fre, chiudemo Discord e andiamo su Omegle. Faccio: che è successo? Ah sì, proviamo sa becca su Omegle, come cazzo si chiama. Metti su ricerca tipo cazzo, robe grosse così. Metto cazzo, robe grosse, non trovavamo nessuno. Cioè non ci trovavamo, cioè ma proprio non trovavamo gente. Allora prendiamo, fa: prova a ricercare senza nessun filtro. Cerco senza filtri. Becco gente strana, ovviamente. Poi becco un fan. Cioè, cominciamo a becca fan. Oh, beccamo sti due ragazzi. Mi fa: oh, bello, Fre, ma che ci fai qua? Patatone. Poi becco uno di Chiaravalle. Mi fa: mi faccio, ma che stai a fa' st'ora? Questo, tutto questo alle 3 di notte. E questo mi fa: ma te non sai di chi è sta fascia? È di questo. Allora gli faccio: ma te allora sei tutto così. Pure Giammo stava a beccare tutti i fan. Poi schippo e becco lui, signori. Becco questa persona che io non, cioè io vi giuro che non so per quale motivo non ho messo a registrare lo schermo. Stava in una stanza completamente buia dietro e lui illuminato. C'aveva un po' di barbetta, cioè stile tipo Maurizio Merluzzo, quel colore de barbetta, quel castano sul biondo, ma non biondo, quel castano strano. Su, ricciolino un po', ricciolino, con gli occhi azzurri. Allora mi fa: aspetta, 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 non andartene, dammi 10 secondi. E poi se vuoi puoi andartene. E gli faccio: ok. Mi fa: perché sei qui su Omegle? Omegle, come cazzo lo chiamate? Che sei uno dei soliti che va a cerca di persone nude? Era interessante. Allora gli ho fatto no, sì. Gli ho fatto: io mi sto a provare a cercare con un amico. Che è la verità, cioè mi stavo a provare a cercare con Giammo. Mi guarda e mi fa: ok. E io gli faccio: e adesso te lo chiedo io. Tu invece cosa ci fai qui? Lui fa: sono qui per intrattenere i miei amici e me stesso. Cioè faceva paura proprio. Gli faccio: ah, ma... gli faccio: ma sei fidanzato? Ma sì, da 3 anni e mezzo. Gli faccio: congratulazioni. Allora mi continua a guardare e mi fa: tu sei fidanzato? gli faccio: no. Speri di trovare qualcuno qui? Gli faccio: no, ti sto appunto dicendo che sto cercando un amico. A una certa gli faccio: ma tu vuoi ambire a fare lo psicologo? Perché vedo che provi ad interessarti a quello che voglio, a quello che faccio, gli dico. Allora mi guarda, mi fa: potrei essere già uno psicologo? allora gli faccio: boh, in realtà non lo so, cioè mi dai in realtà di una persona molto ambigua. Allora a una certa mi fa: che studi?
tipo lavori quello che è? Io faccio, no, lavoro. Allora gli faccio, te invece che studi? Allora lui mi fa, non faccio lo psicologo perché io studio scienze motorie, quest'anno sto all'ultimo anno della triennale. Allora gli ho fatto, e c'è la faccia di uno che è del 96. Lui mi fa, uno di più, 96. Allora, ci guardiamo, mi fa, invece di che anno sei? Gli faccio, guarda, 97 pure io. Lui mi fa, che annata, è la prima volta che incontro qualcuno che si uomo. E poi fa e poi mi scrive, poi inizia a scrivere sulla tastiera, fa, scusa se rido a volte così, ma non posso svegliare mio fratello che dorme. Allora gli faccio, ma gli ripeto, ma perché sei qui? E lui fa, è la quarta volta che me lo chiedi, per intrattenere me. Allora gli faccio, ma la tua ragazza sa che stai su, cioè che sei qui? Lui fa, certo, perché sono qui per intrattenere me stesso e i miei amici. Allora gli ho fatto, ma dato che ti piace così tanto intrattenere, perché non hai provato a fare cose su YouTube o su altre piattaforme? Mi fa, perché in realtà io mi diverto così a stare nel pugno. Già incomincio a capire che qua la situazione se stava un pochetto a fa un po' troppo severa, ecco. Allora gli faccio, ma dai, io ho fatto ma ci stanno anche comunque altre piattaforme di intrattenimento. Tipo, non so se conosci Twitch. Lui fa, più o meno. Perché siamo arrivati a Twitch? Perché lui mi fa, a proposito di intrattenimento e di quello che uno fa, che giochi giochi? Perché vedo che dietro è una sede da gaming. E anche lui ce l'aveva. Allora gli faccio, no, te che giochi giochi, che non mi piacciono quelli che mi fanno troppo i curiosi. Allora chiedo prima io. Lui fa, beh, gioco a Valorant, a volta a Fortnite, poi a LOL. Poi mi fa, a LOL del calcio con gioco così. Allora gli faccio, invece mi fa, te invece a che giochi? Io faccio, guarda, io principalmente gioco a FIFA, mi diverto così. Lui fa, ma FIFA io non seguo molto il mondo del pallone così. Ho fatto, guarda, non te perdi niente. Gli faccio la domanda dell'intrattenimento di Twitch e lui mi fa, beh, su Twitch a volte, cioè, avevo guardato i tempi perché adesso non è che c'ho tanto tempo con l'università, un paio di live di Power conosco Velox e conosco Paolo Cannone. Gli faccio, dovresti provare a fare qualcosa su Twitch se ti piace comunque intrattenere tutto quanto. E lui fa, boh, in realtà ce l'ho un canale dove una volta ho fatto una stream con amici, ma letteralmente mi seguono solo gli amici. Gli faccio, boh, anch'io comunque ho un canale dove ogni tanto faccio cose così che mi piace divertirmi e tutto quanto. E lui fa, dai, linkamelo. Allora gli linko il canale Twitch, vedo la faccia sua che fa così. Poi mi fa, ma non sei la stessa persona. Gli faccio, come non sono la stessa persona? E mi fa, nel senso che, cioè, questo qui che io sto vedendo non sei te. Cioè, sì che so io, sì, non vedi pure lo sfondo lì, ero, fa, sì, ma quindi l'altro c'ha i capelli più corti. Poi mi guarda un po' meglio, fa, sì, sì, ma te, ma allora c'è un buon seguito. Io quando ti dicevo che mi seguivano due persone, letteralmente mi seguivano due persone. E qua, ragazzi, inizia una cosa che io probabilmente mi pentirò a dire, a ripetere le stesse parole qua in stream, ma sono costretto a dirvele, perché qui c'è un plot twist. Dato che questo qui vedevo, cioè, di brutto che era una persona, secondo me, cioè, no, disturbata, ma non sei molto così. Allora mi fa, e come fa ad arrivare qui? Beh, nel senso, c'è una sorta di cose, cioè, di, magari non so. Sì, io non so se conosci Blur. E lui mi fa, Blur, non l'ho visto o quant'altro, però so che comunque è una persona conosciuta. Faccio, io sono un suo amico e l'ho ricattato. E lui fa, che senso l'hai ricattato? Ho fatto, nel senso che se lui non mi avesse introdotto nelle sue stream o quant'altro, io gli avrei scopato la ragazza. Mi guarda e mi fa, in che senso? Cioè, che significa sta cosa? Allora, io ho fatto, niente, tu devi sapere che io conobbi Blur 10 anni fa. Ah, tutto ciò con Gianmarco che mi sentiva su Discord, che stava piangendo e voleva in qualche modo entrare in chiamata, e mi
e mi continuano a sussurrare questo Gianmarco nelle orecchie. Fre, tu lo sai che questo era del contenuto assurdo. Fre, lo sai che questo era del contenuto assurdo. Io faccio sì, perché a volte comunque nella vita devi saper sfruttare le occasioni. Perché io appunto conobbi Gianmarco nel 2010 e lui è stato sempre una persona molto gelosa delle sue cose. Cioè, nel senso, una persona che se vuole sempre tenere tutto lui così. E a me un po' mi aveva rotto il cazzo, sinceramente. Quindi, e lui mi fa: dove hai capito che c'era qualcosa con la sua ragazza? Io gli ho fatto: guarda, era un lontano 2016, prima che io aprì il canale YouTube. Io ad agosto andai a casa sua e una sera eravamo io, lui e la ragazza, Blur, andò sotto per prendere un Just It e la ragazza mi mise una mano sull'interno coscia. Allora lì capì che effettivamente voleva qualcos'altro oltre che il Just It. E lui mi fa: però ti devo fare una domanda. Io personalmente non vorrei mai che ci fosse una situazione del genere, perché appunto è un mio amico. Allora io faccio: sì, è vero, però a volte bisogna, ti ripeto, sfruttare le occasioni. E lui fa: sì, ok, però cioè, se una ragazza di un mio amico se provasse con me, io non ci starei. Io ho fatto: perché te sei te, però a me nel momento in cui mi conviene, io ho fatto: me lo porti te il da mangiare a casa? E lui fa: che significa? Io ho fatto: significa che io se adesso posso mangiare a casa è perché c'ho in pugno la ragazza di Blur. Allora lui fa: vabbè, allora che è successo? Cioè, com'è andata avanti questa cosa negli anni? Allora gli faccio: questa cosa negli anni è andata avanti che, dato che lui comunque con la ragazza c'è stata più di 10 anni, c'aveva paura, una paura costante che io potessi effettivamente far qualcosa. Perché tu quando stai da tanto con una persona, sai quando magari c'ha un debole per qualcun altro. E lui fa: vabbè, quello magari sì. E fa: ma non la viveva male sta cosa? Io ho fatto: sì che la viveva male, ma tu, io ho detto, tuttora la vive male. Lui c'ha piacere magari a portarmi in stream tutte le volte, a fare le cose e tutto quanto. Cioè, sapendo che io sto da un momento all'altro a potrei effettivamente fottermi la ragazza. Lui mi fa: vabbè, non credo che sia una bella cosa. Io ho fatto: boh, non credo neanche io, però ti ripeto, il pane chiama. E lui fa: ma a me un pochino mi dispiace, perché a me sembra un ragazzo bravo ed intelligente che avrebbe comunque potuto contare uguale senza ricorrere a queste cose che secondo me non c'hanno troppo senso. Allora io ho fatto: boh, io ho fatto podarsi. Aspetta, che altro mi dice? Ah, mi fa: come te la vivi sta cosa? Che ogni giorno ti sai che magari mente a delle persone, perché magari gli altri ti vedono che tu ci sei amico e tutto il resto. Ho fatto: boh, io in realtà ci sono amico. Cioè, non è che se la ragazza vuole venire a letto con me, allora io non posso essere suo amico. Diciamo che io sfrutto questa cosa a mio vantaggio. Allora mi fa: capito, capito. Allora prendo un pacchetto di cartine e mi fa: sai cosa sono queste? Che so queste? E io faccio: so cartine. E lui mi fa: e sai perché me le compro? Ho fatto: boh, perché, cioè, presumo che tu fumi sigarette o quello che è. E lui fa: no, le compro perché mi piace il pacchetto. Lo guardo, gli faccio: buon per te. Ho fatto: cioè, mi sembra una cosa, mi sembra una cosa ambigua, ma ci sta. E lui fa: no, non ci sta invece, perché tu mi fai pensare della tua persona. Io adesso non so se crederti più a quello che hai detto. E io gli faccio: perché? Mi fa: perché ci hai creduto subito. Cioè, tu hai dato per scontato che quello che io dicessi fosse la verità, e quindi non so se crederti al tuo racconto. Ero lì tipo, cioè, avevo tutti tipo numeretti che si incastonavano sulla testa così. Allora gli faccio: no, vabbè, ma è perché io mi fido delle persone, cioè, nel senso, penso sempre che mi faccio: perché dovrebbero mentire su Omegol alle 4 di mattina? Cioè, non ne trovo il motivo. E lui fa: tu hai ragione, però come vedi io l'ho fatto e lo vorresti fare tranquillamente anche tu. Allora, le soluzioni erano due: o uscivo il cazzo e c'avevo una voglia matta, però dato che io non so se effettivamente la persona nell'altro schermo, cioè dall'altra parte, mi conosce realmente o meno, o provare a finire di parlarci in maniera civile. Allora io ho fatto: comunque sì, a parte tutto io ho fatto che vabbè, pensavo che ci arrivassi un po' prima a capire che quello che ti stavo a dire era una cazzata.
Perché dopo un po' mi comincio a fare domande, ma sta cosa che mi hai detto, la so solo io, tutto così, tutto weird. Allora, per evitare, dato che comunque stiamo su internet e non si sa quello che le persone possono fare con quello che te dici o fai o quello che è, allora ho subito chiarito quello che ho detto, era effettivamente una cazzata. Però dopo ci ho finito di conversare in 5 minuti. E io penso, sì, che quella persona era palesemente psicopatica e ho messo anche schermo condiviso su Discord con Giammo. Eppure lui mi ha detto, sta attenta alla via di casa, perché dopo ha incominciato a fare tutte domande, ragazzi. Cioè, veramente weirde. Ma ragazzi, ma al limite proprio del co... Mi guardava e mi faceva... Ma tu sei felice della tua vita? Mi riattacca un pippone, cioè mi fa... Che squadra ti fai? Dal nulla. Tifo Juve. Ah, buono, io non seguo il pallone, però penso che domenica al TG hanno dato un calcio, ti hanno fatto vedere un calcio di Ronaldo. Fatto sì, quello era da rosso, lui fa... No, ma io non intendevo quello, intendevo. Cosa pensi del fatto che lui non si è fermato nel post partita? Fatto boh, sinceramente neanche ci ho fatto caso, cioè una volta che finisce la partita solitamente chiudo e fa... Ma cosa pensi del calcio? E con gli occhi faceva così. E dondolava con la testa. E in quel momento, signori miei, la voglia di tirare fuori la ciola era... Cioè, io volevo proprio tirare fuori la ciola, sì. Quello che ho fatto è stato prendere e skippare. Però so di una cosa. Prima di skippare, sapete cosa mi ha detto? So che te ne stai andando, però sappi che ti ho seguito su Twitch e un giorno ti scriverò, sono quello di Omegle, spero ti ricorderai di me. Volete sapere che ora mi sono addormentato io? Alle 6 di mattina, sì.